altri 90 minuti dunque come minimo per decidere il destino di queste due squadre, per conoscere il nome dei nuovi campioni d'Europa. L'estadio metropolitano ha aperto le porte in tutto il suo splendore. Benvenuti amici, da parte di Pierluigi Pardo è tutto pronto all'estadio metropolitano per questa fantastica finale di UEFA Champions League. Si gioca in un clima di grande festa, di enorme tensione. Un saluto affettuoso ovviamente anche al mio partner di questa telecronaca, Lele Adani. Scendono in campo Paris Saint-Germain e Barcellona. La finale della UEFA Champions League è l'evento calcistico più visto al mondo dopo quello dei mondiali. Quanti paesi sono collegati? Milioni di spettatori sintonizzati per seguire quella che è la partita più importante dell'anno a livello di club. Storia, tradizione, gloria, basta o vuoi che vada avanti? No, perché non ancora, eh? Uno sguardo all'11 di partenza del Paris. Gigio Donnarumma tra i pali. In difesa Marquinhos fa coppia con Sergio Ramos. Bernat insieme a Fabian Ruiz come mezzala. Davanti Kylian Mbappé, accanto a Leo Messi. Barcellona che comincia il match con questi 11. Ter Stegen tra i pali, Frankie de Jong insieme a Sergio Busquets a centrocampo. Davanti la fisicità e l'esperienza di Lewandowski. Partiti, UEFA Champions League che oggi emetterà l'ultimo verdetto, il più importante. Lewandowski. La smessa su Busquets. Prova ad attaccare il Barça nella metà campo avversaria. In acrobazia, occhio al tiro. Intervento tempestivo su questo tiro. Perdono un pallone pericolosissimo qui. E c'è il gol e tutti ad applaudire, un gesto tecnico pazzesco. Conclusione al volo che merita di essere vista e rivista, perché ha avuto la palla buona e non ci ha pensato due volte. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Neymar. Bernat. Provano a creare gli spazi. Palla che è rimbalzata sul corpo del difensore, si ripartirà con un calcio d'angolo. Qui intanto rivediamo il gol del vantaggio, davvero importante questa rete. Corner corto. Marquinhos. Rientra Messi. Conclusione ribattuta. Christensen la gioca su Lewandowski. Ecco Rafinha. C'è spazio per andare.
si porta in mezzo, palla che torna alla difesa avversaria. Palla che torna in possesso. Sergio Busquets cerca la verticalizzazione. Busquets. Può andare Pedri da lì. Donnarumma, attenzione, non è finita. Tackle decisivo, palla in calcio d'angolo. Sceglie il tocco corto, prova il cross a testa alta, palla messa fuori, c'è spazio per la ripartenza, attenzione qui devono recuperare, c'è il contropiede, attenzione a Messi, efficace il possesso del Paris Saint-Germain. Fabian Ruiz, attenzione, tutto solo, palla in rete, gol che riporta la parità, gara tutta ancora da decidere. Match che fin qui non ha deluso le aspettative, pronostico quanto mai incerto dopo questa rete. E questa è l'immagine del gol, arrivato al termine di un possesso palla prolungato e si è avventato come un falco sulla palla Mbappé, che non ha lasciato scampo al portiere da pochi passi. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Lewandowski, servito Pedri, Barcellona all'attacco, buon tiki-taka qui, possono passare in vantaggio, intervento decisivo del difensore Rafinha. Che parata di Donnarumma, da vicinissimo. Sceglie il tocco corto. Cross per Lewandowski, c'è l'uscita del portiere che interviene da vita guai. Fabian, occhio al contropiede qui, hanno perso palla, è sfumato il contropiede. Busquets prova a venire avanti, recuperano bene il possesso qui, entra sulla palla e la fa sua in area di rigore. Messi, occhio a Neymar, Leo Messi. Messi, intervento pulito sul pallone, minaccia sventata, Pedri usa bene il fisico qui, De Jong, occhio ai saltatori del Barça che vuole il vantaggio. Occhio al tocco in mezzo. Il recupero sarà di un minuto.
L'arbitro fischia la fine del primo tempo qui allo Stadio Metropolitano. Secondo tempo di questa finale di UEFA Champions League che è appena cominciato. Si resta in parità, provano il possesso palla per far uscire gli avversari. Occhio a Verratti. Palla fermata benissimo dal difensore. C'è la possibilità del contropiede. Se la cavano, possono tirare un sospiro di sollievo. Neymar. Palla girata su Fabian Ruiz. Viene avanti, palla al piede. Mbappé! Ter Stegen sulla conclusione a botta sicura. Sostituzione del Paris Saint-Germain. La mette in area. Uscita coraggiosa qui del portiere. Messi! Fondamentale questa entrata. Rafinha. Pedri. Trova Lewandowski. Rafinha. Pedri. Frankie de Jong. Palla in rete e passano avanti. Ed è festa grande dei tifosi sulle tribune. Sentono questa vittoria ancora più vicina. Qui ha potuto colpire da pochi metri. Il portiere non ha potuto fare altro che raccogliere il pallone in fondo alla rete. Si ricomincia col Parì che deve rimontare un gol di svantaggio. Hakimi. Occhio a Neymar. Occhio a Neymar. Carlos Soler. Efficace il possesso del Paris Saint-Germain. Corner dunque per l'ultimo tocco di un difensore. Sostituzione per il Barça. L'appoggia al compagno vicino. Allontana il pericolo. Koundé. Dialoga con Rafinha. Si limitano a far girare palla nella propria metà campo. E fin qui il gioco funziona. È fuori gioco, si ripartirà col calcio di punizione. La protegge bene col corpo. Leo Messi. Passaggio così così questo. Ecco De Jong. Dialoga con Rafinha. Proseguono nella loro avanzata. Vedremo cosa potranno inventare. Hanno reagito bene, hanno evitato di farsi schiacciare. Ora possono ripartire. Neymar. Nuovo pallone per il Barça. Marco Verratti. Suggerimento per Mbappé. Fanno girare la palla in attesa del momento giusto. Finisce qui il possesso del pallone. Ancora un quarto d'ora da giocare. Contrasto eccezionale. De Jong. Il tocco per De Jong. Pedri.
Attenzione a Jordi Alba. Difesa che legge bene questo cross. Cambiano tutti e due gli allenatori. Cambia corto col compagno. Occhio a Kroos, Dembélé rischiare ancora qui. Portiere fantastico su questo colpo di testa, ha salvato il risultato, una parata che vale quanto un gol. Ecco Mbappé, palla su Verratti, alla lunga, scavalcare la difesa, sembra interessante. Hakimi, il recupero di Jordi Alba sul cross. Pallone verso Messi. Ancora 300 secondi alla fine della gara. Attaccano in tutti i modi alla ricerca del pari in questi ultimi minuti. Vedremo se il loro sforzo verrà premiato. Ha salvato la porta con questo intervento. C'è spazio per la ripartenza. Attenzione, qui devono recuperare, c'è il contropiede. Esce il portiere, risolve una situazione che si stava facendo complicata. Ci saranno da recuperare due minuti. Neymar. Mbappé. Contrasto pulito, sventa il tentativo avversario. Fischia la fine l'arbitro con la coppa che va in archivio. Trionfano al termine di un torneo giocato ad alto livello. Ci tenevano in maniera particolare a questa competizione. Tendo anche coloro che non li ritenevano in grado di vincere un trofeo così importante. Ma la verità è una, quella del campo e il duro lavoro oggi è stato ripagato. Sono sul tetto d'Europa, Lele. Si avvera il sogno che molti di questi ragazzi avevano fin da bambini. Ecco i giocatori e i tifosi che festeggiano tutti assieme la conquista della coppa più ambita del calcio europeo. Sugli spalti alcuni sembrano ancora non realizzare del tutto ciò che è successo, ma hanno vinto la UEFA Champions League, la Coppa dei Campioni, non hanno mai mollato, volevano salire sul tetto d'Europa e finalmente ci sono riusciti. Una giornata che rimarrà nella storia di questo club. Fotografi già schierati per immortalare questo incredibile momento, quello più bello, più importante, con i giocatori del Barcellona che si godono la festa, che si godono la possibilità di toccare, di alzare al cielo la Coppa della UEFA Champions League.